iniziamo. Ciao carissima, sono già tua fan e ho tante domande. Cosa studi? Di dove sei? Allora, studio economia e management a Padova, che nella mia vita ho viaggiato molto. Sono nata a Trento e ho vissuto a Rovigo, Modena, Padova, Budapest, Firenze, Amsterdam e Padova. Basta. Ariet chiede: la scelta di iscriverti in palestra è stata solo tua o anche condivisa da un esperto? Come ti sei approcciata con il personal trainer quando hai deciso di compiere questo passo? La scelta di iscrivermi in palestra è stata solo mia. Anzi, io al tempo frequentavo un centro di disturbi alimentare. Quando proposi questa mia volontà, mi è stato detto no, negativo. Anzi, se voi andate sul mio profilo Instagram, alle prime foto, alle primissime foto, scrivevo in inglese in quel periodo perché non c'era una grandissima community italiana. C'è proprio un post in cui c'è scritto: cavolo, io vorrei andare in palestra, l'ho proposto alla mia psicoterapeuta e mi ha detto no, non mi ascoltavano, insomma. Con il personal trainer, anche su questo ho avuto fortuna perché mio fratello conosceva un personal trainer, suo amico, che mi ha preso sotto la sua ala e mi ha fatto un piano della palestra e un piano alimentare. Poi, man mano che sono andata avanti, ho incominciato a informarmi ed acquisire conoscenze sull'alimentazione e sull'allenamento. È diventata proprio la mia passione e quindi mi sono anche potuta staccare dagli schemi che mi imponeva, mi dava lui, per farmi i miei. Infatti adesso qui rispondo anche a un'altra domanda che mi pare di Clizia. Ciao Clizia. Sì, faccio il mio piano alimentare, il mio piano d'allenamento, me lo faccio da sola. Un'altra domanda che mi è stata posta, sempre riguardo l'alimentazione, è come ho fatto a imparare. Io dico che ho studiato, imparato, ma come? Allora, ho acquistato un libro, questo, La scienza degli alimenti. Allora, questo è un libro, diciamo, da alberghiero, insomma, quasi universitario. Quindi qualunque altro libro sull'alimentazione, universitario però, non la dieta di, la cosa di. No, è utile e va benissimo, non dovete consultare per forza questo. È un lavoro che ho fatto, è stato un piacere ed è stato anche lungo, insomma è un bel libretto. Però mi è stato tanto utile perché adesso sento di sapere tanto riguardo l'alimentazione e come approcciarmi, come regolare la mia alimentazione. Silvestro Musella chiede: tu cosa ne pensi del cheat day? Allora, non mi piace. Quando ho iniziato palestra, il mio personal trainer mi aveva dato un cheat day il fine settimana. Uscendo da anoressia, bulimia e tutto, spesso sono ricaduta nelle abbuffate perché non era ancora uscita da quel o tutto o niente. Quando si parla di cheat day si parla proprio di un giorno in cui si smerda a bestia, proprio detta così, no? Cioè in cui si mangia proprio di tutto e di più. E io non lo consiglio perché poi ci passi due giorni in cui ti senti una merda, madonna, ho parlato in questo giorno, in cui non ti senti molto a tuo agio. Io preferisco mangiare quello che desidero quando lo desidero. Oggi voglio una pizza, bene, mi organizzo finché stasera mi mangio una pizza. Dopodomani voglio il sushi, bene, mi organizzo finché dopodomani mangio il sushi. Non arrivare un giorno in cui voglio pizza e sushi e che fame mangio, cioè, no, l'esagerazione no. Secondo me ci vuole equilibrio sempre. Francia Massa chiede: mi puoi dare qualche consiglio sugli allenamenti da seguire per mettere su gli addominali come te? Gli addominali che ho io sono merito dell'alimentazione che seguo. Io odio allenare gli addominali. Non passo mai ore e ore a fare crunch, a fare esercizi per gli addominali. No, zero. Alleno gli addominali due volte alla settimana, 10 minuti, seguendo i video di Fitness Blender che potete trovare su YouTube.
Basta. Gli addominali di per sé li sento più lavorare quando faccio esercizi completi, ad esempio lo squat, lo stacco. Ovviamente fare esercizio concentrato aiuta e serve, però gli addominali sono soprattutto frutto di un'alimentazione sana, pulita e equilibrata per il proprio corpo. Allora mi chiedono: quante volte a settimana ti alleni e quanto durano i tuoi allenamenti? Io mi alleno 3 volte, di esercizio puro 45 minuti, un'ora. Se chiacchiero torno a casa dopo 2 ore. E faccio anche 2 sessioni di HIIT più addominali, 40 minuti. Faccio tutto in giorni separati, quindi 5 giorni alla settimana. Green Tea Panda mi chiede: secondo te allenare le gambe 3 volte alla settimana è troppo? Sì. Io dopo il mio leg day non cammino, cioè non riesco a malapena a fare le scale, ma soprattutto è impensabile che dopo 2 giorni io riesca a farlo ancora un allenamento del genere. Ho bisogno di recuperare. Quindi se riesci a farlo 3 volte alla settimana non è troppo, forse anche troppo poco. Devi concentrare di più lo sforzo, il tuo allenamento, fallo in un giorno, distruggiti le gambe una volta, fatto. Solleva pesante una volta a settimana e sei a posto, è fatto, si è freddato il tè. No Feeling Inside chiede: i carboidrati sono importanti in un pasto post-workout? Perché dopo una certa ora tendo ad evitare i carboidrati, dato che vorrei definirmi, dice che faccio male? Sfatiamo il mito che i carboidrati dopo una determinata ora o la sera facciano ingrassare o facciano male. Non è vero. Noi abbiamo un determinato numero grammi di carboidrati giornalmente che dobbiamo consumare, come ne abbiamo di proteine e di grassi. Non cambia niente se io li mangio la mattina o tutti la sera oppure divisi durante la giornata. Io consiglio di dividerli durante la giornata, così che tu possa avere un buon pranzo a base di pasta e una cena con del riso o le patate. Il migliore post workout è alto di proteine e di carboidrati. I grassi dovrebbero in realtà essere tenuti bassi. Quindi se tu mi dici che mangi pesce, carne, verdure con i grassi, perché i grassi rallentano l'assorbimento delle proteine. Però io non sono una che deve arrivare su un palcoscenico, deve soltanto vivere, quindi non mi faccio tanti problemi se come post workout mangio un avocado o qualunque tipo di grasso, cioè amen. Cerchiamo di evitare questi estremismi, mangiate tranquilli senza pensare pre, post, 30 minuti prima, 20 minuti dopo devo mangiare, devo bermi le proteine. Se vi fa stare bene fatelo indubbiamente, però io vedo il fitness e l'alimentazione come un vero e proprio stile di vita, ma proprio vivere tranquilli, cioè se anche questo ci deve creare angosce, e ne abbiamo già tante, non fa per me allora. E sinceramente vedo i risultati su di me, pur non seguendo strettamente un piano alimentare con pesi, grammi e tutto. Quindi, cioè, andate tranquilli, ma soprattutto mangiate questi carboidrati dopo cena. Tu sei andata da una psicologa? Sì, e ci vado anche tuttora. È un aiuto che abbiamo e molte persone ne avrebbero bisogno. Mi servirebbe davvero tanto, così da creare meno problemi agli altri. Gaia Imperatore chiede: spesso si sente parlare degli effetti negativi che può portare a lungo andare l'assunzione delle proteine in polvere. E cosa ne pensi dell'assunzione giornaliera di capsule di omega 3 su una ragazza di 20 anni? Allora, proteine in polvere. Tanto mi avete chiesto di queste benedette proteine in polvere. Allora, non fanno dimagrire, non ti fanno diventare Mr. Muscolo, sono semplicemente proteine. Come voi mangiate una scatoletta di tonno, assumete tot proteine in polvere. Non è niente di diverso. Noi abbiamo, come dicevo prima, un numero totale di proteine giornaliere che dovrebbe essere il doppio del nostro peso. Possiamo decidere se assumerle attraverso gli alimenti oppure attraverso le proteine in polvere. Non cambia niente. In realtà le proteine in polvere hanno un profilo
più completo rispetto alla singola proteina come il pollo o le uova. E quindi magari sono anche migliori. Se noi variamo le proteine che mangiamo durante la settimana, va benissimo. Quindi non cambia niente, sono solo proteine. Omega 3, io all'inizio li prendevo, mi hanno aiutato tanto. Avevo perso i capelli e grazie a questi integratori di Omega 3 mi si sono rinfoltiti. Poi però ho smesso, perché comunque Omega 3 lo posso assumere attraverso gli alimenti e, come ho sempre detto, preferisco mangiare piuttosto che bere integratori. Anna RC chiede: pensi che il sollevamento pesi sia adatto anche a chi, oltre che a tonificare e definire, deve ancora perdere dei chili? Sì, il sollevamento pesi crea muscolo che va a bruciare il grasso. Se tu comunque devi perdere chili, abbina un allenamento di cardio come ti puoi far consigliare dal tuo personal trainer. Però non ti buttare solo sul cardio, perché vai a bruciare solamente il muscolo. Bene, così ho concluso il Q&A. Ho dovuto tagliare tante domande, ho dovuto scegliere quelle che mi sembravano più importanti, più interessanti, perché sennò avrei dovuto fare un video di mezz'ora, 40 minuti. Quindi se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettetevi mi piace, commentate. Sapetemi dire se è davvero un video, una tipologia di video che vi può interessare. Grazie a tutti, ai vecchi e nuovi iscritti. Mi raccomando di seguirmi anche sugli altri social. Uno, Instagram, basta. E ci vediamo al prossimo video.